che stai facendo? No, sto cercando una cosa. Cosa stai cercando? Come si pronuncia una parola? Ma io la conosco! Uttenkäse! Uttenkäse? No, Uttenkäse. Sono come i fiocchi di latte, qualcosa del genere, sì. Ah, sì! Questo è ciò che utilizzeremo oggi nella ricetta delle nostre celestiali patate dolci al forno! Perché non elenchi gli ingredienti? Avremo bisogno di fiocchi di latte. Fiocchi di latte. Due patate dolci. Un quarto di peperoncino rosso. Un po' di rucola. Sale grosso. E pepe. Sì, abbiamo già lavato le patate dolci in quanto non verranno sbucciate. Esatto, la buccia deve rimanere. È gustosa e sana. Sì, bisogna avvolgere per bene ogni patata nella carta stagnola. Nel frattempo però preriscalderemo il forno a 200 gradi. Sono pronte per essere infornate. Sì. Indossiamo i guanti da forno, la sicurezza viene prima di tutto. Le patate dolci hanno bisogno di restare 40 minuti in forno. Cosa vuoi fare durante l'attesa? Preparare la salsa. Per 40 minuti? Sì, lavoreremo molto piano. Ok. Pronta. È davvero facile. A questo punto basta aggiungere un po' di peperoncino rosso al formaggio e un po' di sale e di pepe. È il momento di sfornare le patate? Esatto. Rimettiamo i guanti da forno. Io spengo il forno. Brava. Scotta! È veramente bollente, quindi sarà meglio aspettare un po'. D'accordo. Allora? Penso che si siano raffreddate. Basta aprire il pacchetto, così, e affettare la patata usando la tecnica del ponte. Pollice e dito qui e tagliare lentamente. Perfetto. Oh, ecco. Lasciamola aperta. Ora aggiungiamo i fiocchi di latte. Sì, sono davvero buonissimi. Sì, è vero. Aggiungiamo il tocco finale. Un po' di rucola. Così, in pochi minuti, avrete delle deliziose patate dolci al forno con... No, hai sbagliato di nuovo! Ah, comunque, non importa. Assaggiamolo prima che si raffreddi. Sarebbe veramente uno spreco. Perfetto. Per fare questa e altre ricette a casa vostra, visitate il nostro sito web. Buon divertimento! Sì, bye bye! Ciao!